quasi sempre da casa ci costringe ad avere un rapporto con noi stessi, con la nostra faccia, ci vediamo attraverso i video, che ha messo in evidenza tutti i difetti che abbiamo, specialmente gli occhi, anche perché con la mascherina alla fine si vedono solo quelli. E poi diciamo pure che la mascherina forse ha un pochino anche così contribuito a farci gonfiare un pochino la palpebra inferiore. Ho con me un grande chirurgo, il dottor Nicola Standoli, che è proprio il responsabile dell'aspetto, diciamo, chirurgico di Valle Giulia, Clinica Valle Giulia a Roma. Allora, la blefaroplastica è uno, credo, degli interventi più gettonati attualmente. Ah, assolutamente sì, c'è stato proprio un ritorno degli occhi con questo periodo perché la gente è costretta a guardarsi di più, vuoi per il video, per la doppia camera sul video e anche per la mascherina. Si passa davanti a uno specchio, a una vetrata, vedi solamente gli occhi e immediatamente chi ha dei problemi li nota molto di più, soprattutto chi è attento a se stesso e quindi si richiede di fare qualche cosa, di migliorare, di vedersi meglio. E oltretutto l'intervento agli occhi è uno di quegli interventi in chirurgia plastica che ti permettono di ottenere molto di più di quello che tu hai investito. Io lo dico sempre, tu investi 100, prendi il 120, il 130% dell'investimento, perché poi l'intervento sugli occhi non è tirare gli occhi in su, farli a mandorla o qualunque altra cosa, è semplicemente andare a passare come con una gomma da cancellare, levare gli anni che sono La passati sopra stanchezza. gli occhi, la stanchezza, togliere quei 10-15 anni. Chiedo sempre di me, portami una foto di qualche anno fa. Io ti faccio ritornare gli occhi come ce li avevi allora. Non modifico nulla, la base d'impianto rimarrà sempre quella. Ecco, ma il gonfiore, per esempio, io sono sempre dell'idea che è molto legato anche a quello che uno mangia, perché ci si sveglia a volte con gli occhi, io stessa mi capita di svegliarmi che non mi posso truccare perché ho le palpebre gonfie. L'alimentazione è sempre fondamentale. Se noi mangiamo male o in modo disordinato, con troppo sale, cibi troppo ricchi di grassi e poi andiamo a dormire, c'è una stasi venosa, c'è una stasi linfatica, la mattina ci si alza con degli occhi gonfi. Tutti i percorsi di regola alimentare, perché la dieta è una regola alimentare, non è la La restrizione. privazione del cibo, è una regola. La prima cosa che si vede, ci si vede subito immediatamente più sgonfi, più leggeri, più sottili, con gli occhi sicuramente migliori. Nel caso dell'intervento, che si debba ricorrere quindi a questo intervento di blefaroplastica, i tempi veri, perché a volte uno non ha tempo di, purtroppo, di mancare dal lavoro. I tempi veri sono una settimana prima di ritornare davanti alle persone. Quindi una settimana è necessaria. Una settimana E mi assolutamente. scusi, la possibilità poi di ritruccarsi, eccetera. Una settimana ci si trucca e si fa tutto quanto. Dopo 4 giorni si levano i punti e nel tempo una settimana ci si trucca senza problemi. Bene, io grazie al dottor Standoli, sentiamo con Angelica Mundei dei consigli pratici per evitare di gonfiare. E a proposito di gonfiore sotto gli occhi, quando ci svegliamo appunto con queste borse un pochino evidenti, vi voglio proporre una tisana da bere rigorosamente fredda, perché adesso fa caldo e quindi è anche piacevole di sapore, che possiamo far trasformare quasi in un drink, a base di meliloto. Il meliloto è una pianta erbacea biennale che è nota proprio per le proprietà antigonfiore, addirittura proprietà antiedemigene, quindi che cosa significa? Che aiutano a contrastare gli edemi e quindi spesso appunto quegli stati di gonfiore sotto gli occhi, magari anche le gambe pesanti in estate, quando abbiamo le caviglie più gonfie, ovviamente è importante quello che mangiamo, l'attività fisica, lo stile di vita, però insomma ci può aiutare a bere una bevanda che sia gustosa e al tempo stesso anche benefica. Quindi prepariamo una tazza abbondante, quindi per riempire un bicchiere, e mettiamo in infusione questo meliloto che troviamo in erboristeria per circa 5 minuti. Dopodiché filtriamo e lasciamo raffreddare. E al che possiamo unire delle fette di limone, ma anche per esempio delle fette di arancia e aromatizzare il nostro drink per renderlo piacevolmente estivo, magari anche con dei cubetti di ghiaccio. Ecco qua, mettiamo le fette di arancia, mi raccomando, non trattato. Una fetta di limone anche per decorazione. Aggiungiamo anche foglioline di menta fresca
e il nostro drink antigonfiore pronto.